Al sesto minuto, gran lancio di Bonomelli. Renica sbaglia l'intervento, appoggia troppo debolmente indietro e si deve salvare Garella in uscita di piede. Maradona si vede, eccolo, rovescia al centro, ma Giordano sbaglia il tocco decisivo. Ed è ancora Maradona a mettersi in evidenza, Bagni lo serve molto bene, serpentina in mezzo ai difensori bresciani, gran botta di sinistro ed è l'1-0. Il risultato definitivo di questa partita. Nella ripresa il Brescia aumenta la pressione, la difesa napoletana accusa qualche battito di troppo al proprio cuore. Qui vediamo Caffarelli che dal fondo rimette al centro, gran botta di testa di Bagni ed è bravo Aliboni a salvarsi in collaborazione del palo. Reagisce ancora il Brescia e questa volta Gentilini indugia troppo nel voler scartare, alla fine gli sarà tolto la palla. Nulla più da segnalare e per Brescia-Napoli è tutto. Sì, ho tenuto la fortuna di che finisca in gol dopo che mi ha dato una gran palla Bagni. La fortuna sta con noi, sta con il Maradona. Senta, ma questi del Brescia dicono che lei l'ha controllata un pochino con la spalla, con la mano, lei cosa mi dice? No, l'unico che ha detto mano era il mio marcatore, però credo che lui è rimasto un pochettino sorpreso perché mi ha dato una gran palla a Bagni. Io ho tenuto che sto parla di petto e fare un slalom e dopo ho messo la palla dove non poteva arrivare il portiere. E allora i tifosi hanno ragione, Maradona è meglio Pelé? No, Maradona. Maradona è Maradona, Pelé è stato il più grande, io sono un calciatore normale.